Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Pro Teramo, l'approfondimento di un'ora dedicato ai colori biancorossi del Teramo che risorge a Leuganeo di Padova, una vittoria per 0-2 in uno stadio complicatissimo nel campo della capolista, una prova convincente da parte dei biancorossi di Palladini che rischiano all'inizio con un calcio di rigore di Capello parato da Bifulco e poi nella ripresa portano a casa una vittoria di inestimabile valore, soprattutto in virtù del fatto che domenica sera ci sarà lo scontro diretto tra Teramo e Sant'Arcangelo alle 20:30 allo Stadio Bonolis e dunque ci vorrà la controprova in casa di quanto di buono si è visto in trasferta. Ne parleremo questa sera con gli ospiti in studio, ma soprattutto con il vostro aiuto al numero di SMS 392-623-7060. Vi ricordo che ci potete seguire oltre che sul canale 14 del Digitale Terrestre anche sulla nostra pagina Facebook, la diretta Facebook, che potete seguire senza problemi anche se siete fuori casa, se avete uno smartphone o un tablet, senza nessun problema. Saluto, parto dalla fine. Parto da Andrea Costantini, ciao Andrea, ciao. Ben ritrovato. Ciao a tutti, buonasera. Ben ritrovata anche ad Ania Cantagalli, ciao Ania. Ciao, buonasera. E poi mi fa particolarmente piacere, perché ultimamente non l'avevamo più visto sugli schermi, ma mi fa particolarmente piacere, siamo sentiti qualche giorno fa, ci siamo riaggiornati, lo ritrovo con particolare piacere per l'appunto Gianluca Scacchioli, ciao Gianluca. Grazie, grazie, buonasera. Ex direttore generale del Teramo, con cui faremo una disamina dell'attuale, so che segui sempre, ogni settimanalmente, le vicende del Teramo, ma faremo anche un po' il salto indietro alle ultime stagioni per capire, insomma, le ultime complicate stagioni che sono arrivate dopo quel maggio 2015. Comunque, vediamo la classifica intanto, restiamo sull'attualità, perché peraltro a proposito di attualità oggi il nostro Andrea Costantini, che è qui, ha anche intervistato Giorgio Repetto, che è ufficialmente, anzi non c'è ancora il comunicato ufficiale, ma nuovo responsabile dell'area tecnica del Pescara, ha rescisso. Però nel notiziario oggi del Pescara si diceva presente anche il direttore tecnico, esatto. Giorgio Repetto, cioè non c'è proprio il comunicato ufficiale, ma è il nuovo responsabile dell'area tecnica oggi. L'hanno presentato oggi insieme a Massimo Epifani, gli ha fatto un'intervista ovviamente con ottica Pescara, ma ha parlato anche della sua breve esperienza a Teramo, certo. Poi lo sentiremo perché è una parte molto interessante. Questa è la classifica, il Padova si ferma dunque per effetto della sconfitta con il Teramo, che fa 6 punti su 6 contro la capolista, sale a 26 e adesso attende il Sant'Arcangelo. Sono stati tanti rinvii nel fine settimana, dunque una classifica ancora un po' troppo provvisoria, considerato anche che ci sono i turni di fermo da tenere in considerazione. Comunque quello che ci interessa è che in questo momento il Teramo è terzultimo, ma anche se il nostro software mette il Teramo sotto il Ravenna, per gli scontri diretti il Teramo ha vinto in casa con Ravenna, ha pareggiato a Ravenna e sopra la formazione di Antonioli, almeno per gli scontri diretti. Comunque adesso la classifica ci interessa relativamente perché dobbiamo parlare di una gara, quella che abbiamo visto sabato pomeriggio, Andrea, e vediamo anche le immagini, che ha visto probabilmente il Teramo rifarsi di un po' di sfortuna che l'aveva attanagliato negli ultimi tempi, ma probabilmente anche nelle ultime stagioni. Sì. Beh, intanto rispetto alla classifica, Fano e Gubbio si scontravano in quella giornata, poi loro non hanno giocato, la gara è stata rinviata per il maltempo, ma con quei 3 punti di Padova il Teramo o guadagna punti su tutte e due
o su una guadagna 3 punti. Quindi o li rosicchia completamente al Gubbio, che resterebbe a più 1, o il Fano va a meno 4. Quindi comunque una vittoria da questo punto di vista che vale doppio, che permette al Teramo di essere davanti al Sant'Arcangelo al prossimo scontro diretto, e ipoteticamente vincendo vai a più 6 con lo scontro diretto. Anche il Ravenna, che è una trasferta dura a Salò, non è detto che faccia punti. Quindi, come abbiamo sottolineato sabato, mentre le altre erano in panciolle, pronte ad aspettare la notifica della sconfitta del Teramo a Padova, hanno invece constatato che il Teramo a Padova ha trovato 3 punti che in trasferta mancavano da tempo. La cosa che accomuna la gara di Padova con la precedente trasferta è che questa squadra, contro una big del campionato, addirittura contro la capolista che ha quasi ammazzato il girone, giocando in sostanza senza grandissima pressione, nonostante i risultati negativi, il momento estremamente delicato, tutto quello che vogliamo, ma giocando in trasferta, una gara dove tutti si aspettano che tu possa perdere, e invece giochi una partita coriacea, una partita grintosa, non crei tantissimo in attacco, però al di là del rigore concedi poco all'avversario, vuoi per il campo, vuoi anche per l'espulsione di Trevisan, e porti a casa 3 punti che vanno a compensare alcuni dei punti persi in maniera banale nelle gare precedenti. Quindi sicuramente buone notizie. Dico subito, ne abbiamo parlato anche nelle conferenze del pomeriggio, che ora il Teramo andrà testato in gare che danno maggiore pressione, perché ora c'è più fiducia sicuramente, ma la gara con Sant'Arcangelo è una gara che mette pressione, perché è uno scontro diretto. Certo, meglio arrivarci dopo aver battuto il Padova e quindi aver ricreato un minimo di clima di fiducia, che non arrivarci senza aver vinto neanche una partita nel 2018. Però la gara con il Sant'Arcangelo e anche quella successiva, sempre in casa con l'Albino Leffe, diranno tanto per far capire se questa squadra ha superato la crisi e se la strada per la salvezza è stata intrapresa. Poi parleremo anche dell'eventuale quota salvezza. Gianluca, tu te l'aspettavi la vittoria esterna? Andrea diceva bene, tutte le avversarie erano sedute sul divano aspettando la notifica della vittoria del Padova, invece il calcio è bello proprio per questo. Sì, no, non me l'aspettavo assolutamente, e credo che sia stata una vittoria determinata, ovviamente non solo per i 3 punti, ma soprattutto per quello che diceva Andrea poco fa, perché ti puoi permettere di giocare il doppio turno casalingo con Sant'Arcangelo Albino Leffe con un po' di entusiasmo in più, che in questi momenti credo sia anche più determinante degli aspetti tecnici o tattici. Quindi oggi il Teramo ha la possibilità in casa veramente di allungare, nonostante le mille difficoltà che abbiamo ripetuto, che abbiamo visto purtroppo. E credo che sia veramente nella capacità, nella forza, nella determinazione del Teramo ribaltare tutto. E ha un'occasione casalinga che non può farsi sfuggire. Io la vedo sul doppio turno, non sul turno singolo con Sant'Arcangelo, che ovviamente forse è il più determinante tra i due, ma in generale sulla doppia partita, riuscendo a fare anche 4, nel caso di 6 punti manco a parlare, ma anche con 4 punti, io credo che darebbe un colpo importante per la salvezza. Ecco, però in questi ultimi tempi questa squadra un po' fa fatica a fare il risultato dentro casa, è una tendenza soprattutto quella di questa difficoltà nelle squadre che, insomma, non avendo probabilmente una grandissima personalità, non so se sei d'accordo, fanno difficoltà ad imporre il gioco, sei d'accordo? Non so se tu hai avuto anche la stessa sensazione. Sì, guarda, a parte sulla personalità, che è un aspetto fondamentale per tutte le squadre, credo che la componente determinante sia non c'è la costanza. Ci vedo molti cambi sia di moduli che di allenatori e cambi tecnici, quindi sicuramente non agevolano la tranquillità e la costanza, che di solito sono aspetti che aiutano a formare l'identità di una squadra. Quindi magari un po' di personalità c'è, ma forse sicuramente con il tempo, ma il tempo sta finendo, il Teramo riuscirà a mostrarlo. Ma ci vuole equilibrio, questo in sostanza volevo dire. Equilibrio e pazienza di solito riescono a formare l'identità di una squadra. Il Teramo negli ultimi anni non ha trovato troppo equilibrio a causa dei cambi, a causa della mancanza di risultati. Diversi motivi ci sono stati, ma io credo che sia la componente più importante che ad oggi ha caratterizzato questi risultati. Ecco, hai parlato bene di modulo, allora vengo da te, Ania, per chiederti, per farti, insomma, fare una riflessione un po'
paradossale. Il Teramo quest'anno ha avuto due allenatori che, diciamo, giocavano 4-3-3 Palladini, 4-3-2-1, ma anche 4-3-3 Asta. Alla fine sono arrivati entrambi a giocare con la difesa a 3. 3-5-2 Asta, ottimo 3-4-3 a Padova per Palladini. Cioè, gira e rigira, questa squadra sembra quasi essere calamitata verso una difesa a 3. Sì, probabilmente a centrocampo si fa meno fatica cercando di mettere maggiori uomini, e quindi poi avendo maggiori uomini di conseguenza anche in difesa. Giro di gira si torna lì, però poi Palladini ha trovato il giusto compromesso per evitare appunto che si potesse per certi versi sconfessare il mercato di gennaio, lasciando comunque intatto il tridente lì davanti. Ci sono state delle buone risposte a Padova, come diceva Andrea, per la prova del 9, insomma, per le conferme si attende la gara di domenica prossima contro il Sant'Arcangelo e anche quella successiva in casa contro il Binolef. Perché poi è vero che a Padova il Teramo ha pensato soprattutto per larghi tratti a difendersi, è riuscito poco ad attaccare, vuoi anche insomma il campo che vediamo in che condizioni fosse, ma questo valeva anche per gli avversari. C'è da lavorarci, ci sta lavorando Palladini da qualche tempo, anche nelle segrete stanze, tra virgolette, perché poi non tutti si erano accorti di questo cambio di modulo a cui si stava lavorando, per l'appunto. Però potrebbe essere effettivamente il compromesso giusto per cercare di dare maggiore solidità in difesa, ma lasciando inalterato il potenziale offensivo. Certo, credo che poi gli esterni d'attacco dovranno fare sicuramente di più, cioè nel senso, non credo che possano rimanere lì davanti in attesa della palla che arrivi dalle retrovie. Dovranno contribuire anche loro alla fase di non possesso. Io non so se, magari in parte c'entra anche il campo, però non so se questa strutturazione potrà essere tenuta, e probabilmente sì, e può essere una chiave. Qual è l'altezza media del Teramo sceso in campo a Padova? Caidi e Milillo quasi 2 metri, Speranza quasi 1,90 m, Bifulco anche lui, portiere con una buona struttura. Anche Ilari Graziano? Ecco, appunto, la zona centrale è diventata una zona di corazzieri. Abbiamo parlato per molto tempo di una squadra leggera, quando giocano De Grazia, Varas, Amadio, in difesa magari Pietrantonio, e dalla parte opposta la Ventola, Bacio Terracino, giocatori di piccola taglia. La squadra di sabato aveva Ventola e i due esterni d'attacco, dopodiché i tre centrali, i due mediani, il centravanti, il portiere, tutti sul 1,90 m o anche più. E potrebbe essere una chiave. Hai bisogno di una squadra magari più da battaglia, una squadra più fisica, una squadra più propensa a fare un certo tipo di calcio essenziale. Su questo campo sicuramente c'era bisogno di quel tipo di struttura, ma probabilmente anche su un campo buono avere un paio di brevi linee e poi tutti i giocatori di una certa caratura fisica può essere una chiave. Assolutamente. Intanto Gianluca, ti chiedevano, a parte Castagna, non so se lo conosci, ma credo di no, che è arrivato quest'inverno. Non è di quella taglia. Comunque. No, non è di quella taglia. Però ti chiedevano se secondo te il Teramo ce la fa a salvarsi, ma immagino che tu te lo auguri. La palla di cristallo non ce l'hai. No, credo appunto le prossime due partite siano determinanti, ma ho sempre detto credo di sì, ma perché ne sono convinto. I valori che ha il Teramo, che può esprimere il Teramo, sono sicuramente diversi dalla classifica che oggi rappresenta, quindi mi ripeto, con ancora un po' di pazienza, un po' di equilibrio, credo che riesca a tirarsi fuori completamente, ne ha le occasioni nelle prossime due settimane. Secondo voi, faccio una domanda per rispondere al nostro telespettatore precedente, qual è la quota salvezza? Perché è chiaro che parliamo di un campionato quantomeno anomalo, ci sono i turni di riposo, c'è la partita con il Modena che ognuno non gioca. Dunque un campionato in cui ci sono molte meno partite, sono quante partite in meno rispetto a uno normale? Mi pare 4, sono 2 turni di riposo e 2 turni con il Modena. 4 dovrebbe essere. 4 turni in meno, quindi sostanzialmente, vediamola la classifica, secondo voi più o meno razionalmente quanto
quanto può mancare ancora per la matematica salvezza? Cioè, dov'è la quota salvezza? Chiaro che vi faccio una domanda da un milione di dollari, perché è difficile veramente. 36-38. Seguendo la logica, si dovrebbe abbassare rispetto a... Se l'anno scorso era 42... Sì, qualcosa in meno, 36-38, a parte le partite in meno. Si abbassa, però attenzione, perché poi il Fanora ha un buon ritmo. Nelle ultime giornate, se incontri una squadra di metà classifica o di basso playoff, le squadre che devono salvarsi hanno un po' più fame. Io sinceramente non saprei inquadrare in questo momento una quota salvezza. Ci sono tante variabili. Ritengo che però, io l'ho detto la scorsa puntata o due puntate fa, il Teramo dovrebbe fare una striscia di, che ne so, tre partite, 7 punti o 9 punti. Se fa una striscia del genere, secondo me... Tipo questa, Padova, Sant'Arcangelo e Vinoletto, nel momento giusto? Si guadagna una forte ipoteca per la salvezza. Che era anche l'auspicio del patron che ha detto a Jacopo nel post-gara di Padova. Sì, una striscia di tre vittorie. Importante, di tre vittorie in cui rilanciarsi. Sì. Tra un po' ti faccio sentire, Gianluca, Ventola, che è rientrato la prima partita del 2018, è stato fermo, ma è un giocatore che a te piaceva anche prima di quest'estate, che poi è arrivato effettivamente a Teramo. Ma te lo aspettavi che potesse risultare così decisivo? Un giocatore comunque che per ruolo, non parliamo di un attaccante, parliamo comunque di un esterno, tendenzialmente sì, offensivo, ma quasi un terzino. Sì, a me Ventola, a dire la verità, è piaciuto già 2 anni fa. Mi ricordo un'occasione, una partita di Serie B, addirittura Odd ebbe il coraggio di schierare 3-97 in difesa, se non sbaglio Vitturini a destra, Mandragora centrale, e Ventola giocò in quell'occasione a sinistra. Tra l'altro il Pescara vinse 0-1 ad Avellino, quindi lì fu forse la sua prima partita di titolare in Serie B, se non sbaglio. Soffrì un po', ma fece una partita di grande personalità. L'anno scorso cercammo di prenderlo, in realtà era un giocatore abbastanza disponibile, poi furono fatte scelte da parte nostra indirizzate verso altri giocatori, e quindi il ragazzo andò a Macerata e fece pure un grandissimo campionato, quindi ha già dimostrato il suo valore a Macerata, ha fatto un campionato molto importante. Quindi quest'anno sì, devo essere sincero, non mi ha sorpreso molto, perché è un giocatore secondo me che può fare anche molto di più della categoria. Poi un giocatore può fare negli anni, può arrivare a giocare tranquillamente anche in Serie B. Lo ascoltiamo questo pomeriggio, Cristian Ventola. Vediamo. Cristian, a Padova il rientro di Ventola è una prestazione che, insomma, io ho definito praticamente perfetta. Non era facile rientrare, l'hai fatto nel migliore dei modi. Sì, io sono molto contento che comunque sono riuscito a dare una mano ai miei compagni in un momento così difficile. Non pensavo manco io di fare una bella prestazione, perché comunque non pensavo di avere i 90 minuti le gambe. Sono contentissimo per questa vittoria, ma ora già sono con la testa domenica per il Sant'Arcangelo. Non solo 90 minuti in un campaccio, perché il terreno di gioco era veramente quasi impossibile, non sembrava, ma era impossibile. Sì, infatti rientravo dopo 2 mesi di assenza e con pochi giorni di allenamento per recuperare, e di certo il campo non mi ha aiutato fisicamente, comunque con qualche dolorino, però per fortuna sono riuscito a fare tutta la partita a buoni ritmi. Il Teramo in questi 2 mesi l'ha rimpianto veramente tanto, Cristian Mento? No, ma anche chi ha giocato al posto mio non ha fatto male, anzi ha fatto il proprio dovere. E io sono contento di essere rientrato, di aver dato una grossa mano ai miei compagni, ma soprattutto sono contento perché una vittoria così importante per noi è stata veramente, veramente importante, ed può essere un punto d'inizio. Con il 3-4-2 ti abbiamo visto qualche metro più avanti, anche con la possibilità di andare al tiro. Nel primo tempo l'hai quasi sfiorato il gol sulla papera di Bindi, nel secondo ci hai provato ancora. Ti avvantaggia un po' quel 3-4-3? Sì, a me come modulo personalmente piace tantissimo, perché comunque io sono un giocatore più offensivo che difensivo, quindi spero che nelle prossime giornate, che starò anche meglio fisicamente, potrò dare una mano in più in avanti ai miei compagni. Destra, sinistra non fa differenza? No, per me è indifferente, basta che do una mano ai miei compagni, io sono sempre a disposizione del mister. Adesso il Sant'Arcangelo, scontro diretto.
Sì, sarà una partita importantissima, comunque il mio pensiero è che non ci dobbiamo fasciare la testa per questa partita, dobbiamo lavorare tutta la settimana sereni e preparare al meglio questa partita di domenica. No, a me è dispiaciuto tantissimo per il mister, comunque era un bravissimo allenatore, una bravissima persona, però comunque nel calcio succedono queste cose, io con qualsiasi allenatore do sempre il massimo e mi metto a disposizione. Aia, probabilmente dobbiamo cominciare a ripensare a Cristian Ventola come un'ala. Beh, sì, però lui non l'ha mai nascosto di trovarsi un po' meglio a fare tutta fascia, da quando comunque è arrivato a Teramo e cercavamo di capire le sue caratteristiche, lo ha sempre fatto capire, più che un terzino. No, aspetta, scusa, fammi rispondere a questo, come non ha fatto assolutamente nulla, ma basta vedere un po' di... Abbastanza ingeneroso. Beh, molto ingeneroso direi, no, accidenti. Voglio capire che ha sbagliato il giorno. Domenica forse non avrà fatto nulla. Ah, sì, proprio. Sabato ha fatto un partitone. Sabato ha fatto un partitone. Scusami, Anne, ti ho interrotto. Poi anche una sorta di amuleto. Teramo Mestre, il Teramo ha vinto. Sì, è tornato. È tornato Ventola. Esatto. Ecco, detto questo, non ha mai nascosto, insomma, le sue caratteristiche. Lo abbiamo anche visto sempre molto più propenso in fase offensiva. Due gol, un assist fino a questo momento, comunque non sono propriamente da terzino vero e proprio, ecco. Quindi sono caratteristiche di un giocatore, secondo me, importante, che può soltanto crescere se ha questo tipo di base già in sé. Forse deve migliorare qualcosina in fase difensiva, ma insomma parliamo di un ragazzo di 20 anni che ha tutto il tempo davanti per cercare ulteriormente di migliorare, di limare alcuni difetti. È mancato al Teramo, effettivamente forse era un tassello che mancava e che non avendolo non poteva neanche forse capire Palladini quanto potesse mancare. Anche se ne ha parlato in più di una circostanza, ha detto beh, ci manca Ventola, quando tornerà Ventola. Di certo lo conosceva, perché è un giocatore che aveva già visto Palladini nelle gare a cui comunque ha assistito del Teramo quando allenatore era Asta, però poi averlo in campo è tutta un'altra cosa. Fa strano, perché parliamo comunque di un giocatore terzino barra esterno, fa strano pensare che possa cambiare effettivamente le dinamiche e gli equilibri di una squadra, però è chiaro che non è solo lui che ha fatto che può cambiare la situazione, ma anche lui insieme agli altri può di certo migliorare una situazione di classifica che è apparentemente migliorata in questo momento, ma che deve totalmente migliorare provando a sfruttare un fattore Bonolis che fino a questo momento nel 2018 è andato decisamente male. Assolutamente. Poi più tardi parliamo anche della questione attacco, perché San Domenico ha fatto un gol, ma di fatto contro il Bassano praticamente ininfluente. In questa squadra diciamo che segna quasi solo Bacio Terracino davanti, perché poi segnano Graziano, segna Ilari, segna Varas, segna... Meno male che recupera. Segnano in tanti. Si fa male, recupera, quindi riesce a scendere in campo, meno male, perché per due volte settimana scorsa ha rischiato Bacio Terracino. Però comincia a diventare un problema, soprattutto quando devi farla la partita. Sì, è un po' una sterilità degli attaccanti che si ripropone praticamente da inizio stagione, ecco. Non si riesce, a parte Bacio Terracino, a cercare insomma di risolvere, a provare a risolvere. Io penso che Palladini metterà in una teca per tenerlo. Probabilmente sì, gli impedirà anche di uscire la sera per evitare di prendere un raffreddore. Detto questo, credo che in questo momento questo tridente che si è visto nelle ultime due uscite sia difficile da spaginare, tra virgolette, ecco. Fermo restando che Panico domenica non ci sarà e che Tulli lo stiamo ancora aspettando come Godot. Panico non ci sarà per un po'. Panico non ci sarà per un po', non ci sarà sicuramente domenica prossima, da valutare per l'Albino Leffe, ma da indiscrezioni che ci arrivano probabilmente non ci sarà neanche contro l'Albino Leffe. È chiaro che si proverà a recuperarlo, perché è arrivato un po' come il pezzo più pregiato nel mercato di gennaio, no? Nazionale Under 20 e tutto ciò che ne consegue solo a pensare comunque di avere un giocatore azzurro nel Teramo.
però con l'assenza di Panico qualcosina effettivamente viene a mancare in avanti. C'è da accendere definitivamente San Domenico. Sì, che ha segnato contro il Bassano, ma come detto è stato ininfluente. Andrea, prima di andare in pubblicità, sganciamo così un bel tema su cui parlare poi nella seconda parte. Ci andiamo ad ascoltare la tua intervista di questa mattina a Giorgio Repetto, non tutta, la parte che riguarda il Teramo, lo ascoltiamo. Si è conclusa l'esperienza anche a Teramo e si è conclusa in un certo modo, con la squadra che era ampiamente salva. Ha dei sassolini da togliersi? No, sassolini assolutamente no, perché la squadra in quel momento, eravamo stati chiamati Ast per, se ti ricordi, quando siamo stati all'inizio, che era la precarietà in quel momento, non c'era disponibilità economica, abbiamo fatto una squadra che costa molto poco in generale, quindi in quel momento, quando siamo stati esonerati, c'erano 6 punti di vantaggio sull'ultima, 3 sulla penultima, altre squadre attaccate a noi e una partita in più da giocare. Quindi non c'erano le motivazioni per dover fare quell'epurazione, diciamo. Però poi chiaramente le società decidono e devi accettare, siccome sei lavori da professionista, tu devi accettare le decisioni. Un esonero immeritato però. Ma io ho spiegato, a parte il mio, ma dico quello di Asta, onestamente mi aveva un po' sorpreso, perché anche in quel momento veniva da 4 partite 6 punti, insomma, quindi perdendo 2-1 con la Reggiana e 2-1 con il Vicenza, insomma, e aveva battuto il Fano, che era una partita importante, battuto il Mestre, che poi ha fatto vedere che nelle partite successive ha vinto quasi tutte le trasferte. Eccolo qua, questo è quello che ha detto Sabatini, insomma, con il sorriso e in maniera affabile come nello stile di Giorgio Repetto. Andrea, però, sì, insomma, sì, anche togliendosi dal discorso, ha detto, beh, meritato, non parliamo tanto del mio, però il tecnico effettivamente era 6 punti sull'ultima, 3 sulla penultima, aveva ancora il turno di riposo già fatto. Sì, sì, ma sono discorsi che poi abbiamo affrontato anche in trasmissione. Anche nel modo di gestire quei momenti, il fatto di cambiare spesso, come è successo negli ultimi anni, poi magari con Gianluca qualcosina affronteremo, anche se bisogna vedere soprattutto il presente e il futuro, però è stata una decisione probabilmente un po' affrettata, perché la classifica diceva che non c'erano, tant'è vero che poi, come abbiamo detto, Teramo dopo il cambio di allenatore ha avuto un ciclo di partite molto negativo in quanto a risultati, ma comunque ha mantenuto il penultimo posto e comunque il campionato, se fosse finito in queste giornate, il Teramo non sarebbe mai retrocesso, lo spareggio ci sarebbe stato tra Fauno e forse Sant'Arcangelo. Quindi per dire che quello che aveva costruito il Teramo fino allora non era una garanzia certa di salvezza, ma era comunque una piccola dote che ha resistito anche a questa questo tremendo periodo. E ora però è arrivata la vittoria di Padova, speriamo che sia per il Teramo possa aprire a un altro momento positivo verso la salvezza. Ecco, prima di andare in pubblicità, Gianluca, non ti chiedo ovviamente sulle parole di Repetto, ma più che altro su una gestione complessiva. Repetto ha detto forse non c'erano i tempi e non c'erano neanche le motivazioni di un ribaltone del genere. Ribaltone che è stato forse negli ultimi anni la parola più utilizzata, ma soprattutto quella più in voga a Teramo. Perché tutti questi ribaltoni? No, infatti, quando non arrivano i risultati, questo rischio peggiora. In generale nel calcio è così, e proprio questo, di questo poi si diventa vittime. Io la sintetizzo così perché ci sarebbero mille situazioni da raccontare, da dire, e quindi ognuno poi ha la propria opinione, ma credo semplicemente questo. Una conseguenza dei risultati purtroppo non dovrebbe essere la ricerca della soluzione sempre vincente, perché di solito quando non arrivano i risultati bisognerebbe avere la forza di rimanere equilibrati, di saper aspettare, di continuare a dare fiducia. È un ambiente che Teramo tutto sommato lo permette, perché nonostante sia un ambiente caldo, ma un ambiente che segue con passione la squadra, quindi se si riesce a mantenere la stabilità, di solito tante situazioni non le si sbagliano. Poi può capitare di sbagliare, perché nel calcio anche questa è una componente che ci può stare, però la vera differenza la fa la mancanza di equilibrio, e purtroppo il dopo Savona è stato l'apripista di questa mancanza di equilibrio, anche un po' da capire, anche un po' umano, anche un po' logico, però purtroppo non è troppo calcistico, perché nel calcio invece
non troppo si può sbagliare, bisogna mantenere un equilibrio e mantenere la pazienza e aspettare che chi scende in campo, chi fa prendere decisioni, lo faccia con competenza, con i valori che realmente ha. Invece in questo contesto a Teramo non sempre si è riuscito, e questo parlo puramente per quanto riguarda l'aspetto tecnico, che è quello che poi la domenica si vede. Quindi soprattutto mi riferisco alla parte tecnica, ai giocatori e allenatori. Ne sono passati tanti di ottimo valore e non sempre sono riusciti a dimostrarlo. Certo, Aia, ci scrivevano, ma Panico è stato preso per il prossimo campionato, ma credo No, proprio davvero di no, ma non per qualcosa. Penso anche perché essendo in prestito al Genoa fino a tornerebbe. giugno torna al Genoa, insomma. Perfetto, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, anzi continuate a scriverci senza cambiare canale, torniamo tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Proteramo. In vista, Ania, della gara, abbiamo detto quanto è andato bene il Teramo nel centrocampo a 4, Gonzales a destra, Ventolo a sinistra, Ilaria e Graziano, fisicità, ha detto Andrea. E adesso però rientrano Varas e Amadio, un bel problema, no? Oddio, ma io allo stato attuale, poi però è sempre facile la smentita, credo che sia difficile che Paladini cambi la squadra che ha vinto a Padova, anche insomma in una sorta di ringraziamento, no? Per quello che l'11 e poi comunque quelli che sono subentrati dopo hanno fatto a Leoganeo. È vero, rientrano due giocatori comunque importanti dalla squalifica, però credo che inizialmente, almeno allo stato attuale, sottolineo, dovrebbero accomodarsi in panchina. Poi a gara in Tutti e corso, due? lui ha una predilezione per Varas e non l'ha mai Anche nascosto. Asta. Varas è il classico giocatore che agli allenatori piace perché Sì, dove lo metti perché sta. esatto, può fare Ed è quello che gli praticamente allenatori qualsiasi chiedono ai cosa. dirigenti, caro Gianluca. Può fare qualsiasi cosa tranne il portiere, Esatto. ovviamente. Quindi forse tra i due ha maggiori dubbi per Varas, credo io. Bisogna vedere anche gli avversari, bisogna vedere anche se effettivamente Paladini confermerà, come credo, comunque il nuovo modulo. Non lo so, ci sono una serie di valutazioni da fare, sono, devo dire, molto curiosa, però di base credo che difficilmente cambierà l'11 di Padova. Anche perché Varas con quel sistema di gioco o lo metti in attacco, ma con tutti quegli esterni mi sembrerebbe uno spreco tenerne qualcuno di troppo in panchina, oppure lo metti a fare l'esterno e quindi gioca da una parte Ventola, dall'altra Varas, e Sales farà uno dei tre difensori, sacrificando uno tra Caidi e Mirillo. Però insomma, Varas, che è un ottimo giocatore, io stimo tantissimo, però viene anche da una leggerezza commessa a A Salò. Salò, sì. La squadra ha risposto bene, e finisco dicendo che Graziano, che ha sofferto per tutto l'anno, che non si è mai espresso a certi livelli, una volta che fa una buonissima partita, si cala bene nella parte, fa addirittura gol, se hai la possibilità di farlo giocare, di dargli continuità dopo una bella partita, se non si merita ora una chance di conferma, quando se la può meritare? Certo. Quindi probabilmente una scelta verso la continuità ci potrebbe stare, ma chiaramente queste sono valutazioni che dovrà fare Palladini. Oh, domenica sera arriva una selezione croata, in realtà, non il Sant'Arcangelo, perché insomma con la nuova proprietà il Sant'Arcangelo ha aperto ai Balcani. Anche il Sant'Arcangelo ha giocato l'ultima partita, per esempio, lo vediamo, col 3-4-3 contro la San Benedettese, Bastianoni tra i pali, giocatori che conosciamo o potremmo conoscere, a parte questi struccali Spoliaric, che io non so, e Lesiak, Andrea, non so se tu li conosci, credo No, di no, no. Conosciamo il 36. però conosciamo sia il 36 che Dalla Bona, Toninelli, Capellini, Bastianoni, ex portiere del Varese. Conosciamo Di Sant'Antonio, che è stato un obiettivo concreto del Teramo durante l'estate, è una squadra molto cambiata rispetto a quella che ha fatto un po' fatica rispetto all'inizio della stagione. Certo, non è una corazzata, che cosa bisogna tenere
temere, forse bisogna temere più il Teramo. Secondo me il Teramo può solo temere se stesso, visto l'andamento delle ultime gare al Bonolis, considerato che si gioca in casa. Non credo, sono curiosa di vedere se i fantasmi sono definitivamente scacciati, perché Padova secondo me non è, è un indizio, ma insomma per fare una prova ci vuole ancora qualche altro elemento. Perché Capello fortunatamente ha sbagliato il calcio di rigore con la complicità di Bifulco che lo ha parato, perché avrei voluto vedere il Teramo se invece Capello avesse segnato quel calcio di rigore, come avrebbe reagito, perché voglio vedere il Teramo con una pressione che di solito invece in casa ha, per vedere come reagisce. Sono curiosa di questi elementi, di questi fattori, per vedere se la squadra definitivamente è guarita da se stessa, dai suoi mali, e poi se riesce ad applicare quello che Palladini sta cercando di insegnare a livello tattico. Fuori Mirillo, dentro Varas, ci scrivono, non scherziamo. Non credo proprio. Ok, poi come in tutte le cose... Poi ve l'ho smentita sabato. Sì, sicuramente, sicuramente. Però come in tutte le cose, Gianluca, con te, io volevo fare un piccolo passo indietro, poi non so, magari cominciamo per esempio dalla salvezza ciuffata l'anno scorso, che di fatto... Ma Mandzukic gioca con il Sant'Arcangelo? Beh, forse Mandzukic no. Però Brozovic potrebbe andare. Però Brozovic io glielo darei molto molto volentieri. Purtroppo al Sant'Arcangelo secondo me se la giocherebbe con Dallabona, non giocherebbe neanche a Sant'Arcangelo, però non so se sono ingeneroso. Dicevamo, tornando seri, Gianluca, con te io partirei innanzitutto da una domanda, poi rivediamo un po' la storia delle ultime stagioni a Teramo. Innanzitutto, ti manca un po' il calcio? Tu hai preso un'altra strada adesso. Sì, sì, mi è mancato tanto nel momento della scelta, più o meno gennaio-febbraio l'anno scorso, è stata dura, però le scelte, si sa, a volte non sono proprio facili da prendere, poi una volta prese... Ma è vero che l'avevi deciso parecchio prima? Questo assolutamente sì, perché era una cosa che... che ormai ci avevo dentro, quindi poi nel calcio ancora di più, ma in tutti i lavori, ma soprattutto nel calcio in questo momento, devi avere proprio, diciamo così, il fuoco dentro, quindi è una cosa che non ti puoi permettere, ti puoi permettere anche di sbagliare, ma non ti puoi permettere di non avere la voglia di combattere. Se senti che questa cosa viene meno perché ci può stare, quindi devi avere la forza di prendere una decisione, tutto qui. Però è chiaro che manca, perché è uno sport bellissimo, perché Teramo è la squadra della mia città, quindi è anche naturale che mi sia mancato tanto, soprattutto nei primi mesi, ma anche adesso, ma lo vedo con molta serenità. Ripartiamo un po' dalla tua ultima esperienza, da quella salvezza di maggio contro il Lumezzane e da quello che è diventato oramai una figura quasi mitologica, il salvataggio di Caini sulla linea di porta, e oramai è una figura veramente mitologica. Ecco, questo è stato l'epilogo di un'annata. L'epilogo di un'annata come? Difficile, sicuramente. Sofferta per tutti, gli ultimi 10 minuti con il Lumezzane non venivano mai, sono durati 3 ore, quindi ogni singolo passaggio pesava per tutti, quindi l'abbiamo vissuto noi così dalla tribuna e credo che l'abbiano vissuto così anche i giocatori. Siamo stati fortunati, benché la salvezza poi fosse meritata, perché nell'ambito delle due partite sicuramente era meritata, ma gli ultimi 10 minuti eravamo completamente fermi, ripeto, noi in tribuna e i giocatori in campo. Era proprio la pesantezza di un'annata che, e se non ci fosse stato quel salvataggio, sarebbe stato l'epilogo proprio drammatico che ognuno di noi temeva potesse accadere. Poi, certo, per fortuna è arrivata questa salvezza che comunque tutto sommato si poteva raggiungere senza il passaggio dei play-out, con un po' più di fortuna, ma veramente un'annata dove è stata difficile per tutti, penso per i tifosi. Perché? Perché è stata così difficile? Cioè, perché questa squadra anche l'anno scorso non è riuscita mai, intanto qua vediamo Narciso, poi ne parliamo anche di Narciso, sì, lei non è riuscita mai a scrollarsi di dosso quel, non dico paura, forse quella sensazione di dover essere quasi condannata a farlo questo play out. No, guarda, io mi ripeto, perché poi ti ripeto, faccio una sintesi perché magari ce ne sarebbero tante di cose da dire. Ma è quello che ho detto un po' prima, noi probabilmente a livello societario l'errore principale è stato quello di non dare molta stabilità e molto equilibrio, ed è una componente che poi dal punto di vista tecnico è fondamentale. Tanti giocatori crescono e maturano proprio respirando la fiducia, e tanti giocatori anche di valore
proprio quando vengono a mancare queste componenti calano o non danno il rendimento che possono dare. E questo, mi ripeto, a Teramo sono passati dei giocatori importanti, l'ultimo Calvano, che ha giocato col Verona in Serie A proprio domenica scorsa, qualche domenica fa, è un giocatore che comunque a Teramo non ha dato dei risultati importanti, ma è un giocatore di valore, ne potrei dire 20, passando da Cecchini, per non parlare dei soliti Moreo e Forte e così altri. Probabilmente loro sicuramente messi in una condizione difficile, perché il post Savona ha reso Teramo società una condizione difficile, e non hanno espresso il valore che hanno, e quindi le scelte non erano sbagliate, era la condizione che è sbagliata. Questo nel calcio capita, credo che aiuti la società a migliorare, credo che bisogna guardare questo aspetto con positività. Nell'intervista che ho fatto a te ti ho detto che secondo me questa è l'annata più importante del Teramo, sono convinto di quello che ti ho detto, la ribadisco stasera, questa che forse è l'annata più difficile sarà l'annata decisiva, perché mi auguro che veramente lasci un po' dietro tutto quello che di negativo sia accaduto, perché oggi Teramo più che azzeccare le scelte ha bisogno di trovare una serenità societaria che poi ricombatti l'ambiente, quindi, perché Teramo è un ambiente importante, non è una società di Lega Pro di passaggio, Teramo è una società di Lega Pro radicata, una tifoseria importante, una piazza importante, che anche nell'inconscio sogna sempre risultati importanti, un po' perché sono stati accesi, un po' perché poi sono venuti a mancare in quella maniera e un po' perché la piazza dentro lo spera, quindi se questo non avviene non deve essere un problema, ma bisogna cercare di costruire con equilibrio quello che in realtà negli ultimi anni è mancato, cioè la stabilità e la fiducia, perché passeranno ancora giocatori importanti e bisogna capire che non dobbiamo farceli sfuggire. Dico dobbiamo perché, anche se non sono più dirigente del Teramo, mi sento, sono un tifoso del Teramo. Tifoso a tutti gli effetti. Sono di Teramo, quindi non dobbiamo farci sfuggire. Anche i giocatori, non pensiamo al passato, che capiteranno o che oggi ci sono, che magari vengono giudicati non positivi. Invece qualcosa di buono c'hanno, dobbiamo capire, le dobbiamo mettere nelle condizioni a livello societario, a livello tecnico, di poter esprimere il valore che hanno. Poi è chiaro, le scelte si fanno, arriveranno giocatori sbagliati, ma arriveranno anche giocatori importanti, torneranno i giocatori importanti e torneranno anche i risultati, dipende dalla pazienza e dell'equilibrio. Gianluca, ti faccio una domanda, mentre rivediamo un po' quella stagione 2015-2016, che sì, in realtà fu il post Savona, che cominciò, ironia della sorte, perché Savona, poi le cose non arrivano mai a caso, dalla quarta giornata con Teramo Savona arrivò una vittoria, segnò addirittura da Silva, insomma, parliamo di fatto due stagioni fa, segnò Enrico Altobello, esatto, segnò Altobello, parliamo di due stagioni fa e sembra che parliamo veramente di 20 anni fa, invece parliamo solo di qualche anno fa, di un paio di stagioni fa. E quando ci siamo sentiti, hai detto bene, ci siamo sentiti qualche giorno fa per un'intervista sul giornale e tu mi hai detto ci vorrà ancora comunque un po' di tempo per assimilare quel post Savona. Però ti faccio anche una domanda, faccio un po' l'avvocato del diavolo, che ci sta proprio bene. Non pensi che soprattutto in quest'annata il fatto di dire beh, non possiamo chiedere nulla ad una squadra che è stata così sconvolta, scioccata dalla mancata Serie B, a un certo punto si è cominciato a diventare un alibi per i giocatori, cioè a quel punto la società può anche dire: caro giocatore, se non hai le motivazioni vai da un'altra parte. Sì, sì, può. Cioè, perché poi è vero quello che è stato detto, ma è vero anche il contrario, cioè una società deve pretendere che si metta da parte. Assolutamente deve pretendere, ma io non credo che questo sia dipeso dal giocatore che si crea. Se la società che percepisce questo è gravissima e deve intervenire, ma io credo, quello che ho detto prima è chiaro, io credo che sia la società stessa che si senta vittima. Io perlomeno parlo della società fino a quando c'ero io l'anno scorso, quindi io stesso, quindi siamo stati noi che abbiamo, che dovevamo e dobbiamo toglierci di dosso questa alibi qui, dopodiché lo trasmetti alla squadra, alla via tecnica, ai giocatori e di conseguenza ai tifosi, perché la conseguenza positiva poi sono i risultati. Quindi se si percepisce, un giocatore viene a Teramo e dice io sono vittima di quello che è successo, magari manco c'era, è una cosa grave e non si deve tollerare minimamente, però alla lunga ma quelli che c'erano, anche quelli che c'erano, però ma quelli che c'erano non è che parlavano di alibi perché ne si volevano giustificare, quelli che c'erano proprio vivevano una situazione difficile e ti ripeto, magari i primi responsabili eravamo ancora noi, cioè la società, perché per prima non hai digerito nulla, quindi queste cose qui credo io che nell'arco degli anni vengono giudicate. E c'è bisogno
con tempistiche diverse nell'arco di 3-5 anni, quindi purtroppo sono, quello che è successo è stata una cosa forte e ha lasciato un sapore così forte che c'era bisogno di tempo. Io mi auguro che questo sia l'ultimo anno, perché veramente non se ne può più, perché Teramo non ne può più, perché basta veramente, quindi è una ferita che deve rimanere aperta per tanti aspetti, ma si deve chiudere per altri. Quindi il Teramo deve iniziare a camminare, a percorrere sul campo e a ottenere i risultati che merita, perché comunque tutto sommato questo va, una riflessione va fatta, il Teramo, anche se si è fatto i campionati tecnici molto negativi negli ultimi 2 anni, speriamo che questo lo concluda in maniera più positiva, sicuramente è una società che non è stata alla finestra a guardare, una società che ha investito, una società che ha investito, una società che si è voluta rendere, anche sbagliando, protagonista. Quindi che significa? Significa che la troppa fretta, la troppa voglia di mantenere un nome che tecnicamente alto ti porta poi anche a sbagliare, o magari se non sbagli, per il discorso che facevamo prima, ti porta a non valorizzare l'investimento che hai fatto. Questo è oggi quello che la società di Teramo, con tutti gli sforzi, ne si deve dare atto in maniera positiva, perché, nel senso degli investimenti che ha fatto. Non è stata una società che il post Savona ha detto no, mi fermo, facciamo una squadra per ridurre i costi. No, certo, certo. No, sbagliando, però una società che ha cercato di metterci tutto e anche forse troppo, che è anche un altro aspetto poi da valutare, quindi questo gli va riconosciuto, parlo al presidente ma in generale alla società. Però sono d'accordo con quello che dici tu, l'alibi non si deve creare, non se lo devono creare i giocatori, la società deve essere brava a non a valutare questi aspetti qua e cercare di ripartire, ma in primis deve essere la società stessa a superare. Perché in quest'anno qui, in questa annata che vediamo qui, molto spesso si è detto, Andrea, beh insomma non è che si può pretendere più di tanto dopo quello che è successo, ma mica poi è così vero. Ma ci sono delle componenti emotive, sì. E poi c'è un altro, infatti quello volevo aggiungere, quando una squadra ha un progetto tecnico che cresce nel tempo, ogni giocatore che metti, se è un giocatore pertinente a quel progetto tecnico, sì, entra che ha un valore e dalla fine stagione ha un valore molto più alto. Sì. Se invece quel progetto tecnico si è spezzato e si è infranto per motivazioni tecniche ma molto anche psicologiche, un giocatore che arriva in quel contesto esce, entra che ha un valore ed esce che ha o lo stesso valore o un valore più basso. Okay. Questo è successo a Teramo, ecco perché Forte, o Moreo, questo o Vitturini, o Cecchini. Perdonami se intervengo, però è esattamente questo che ti dico, se si doveva avere la forza, ma questo fu detto, se noi avessimo confermato i vari Moreo, Forte, Cecchini, i Vitturini, che dico adesso per fare i nomi che stavi facendo tu, probabilmente costruendo qualcosa su questi giocatori, dando fiducia, io credo che ci avrebbero ripagati, perché poi il calcio, il campo ha dimostrato che sono giocatori che messi in contesti in ascesa, sono giocatori che sul campo hanno dimostrato che la Lega Pro la potevano fare da protagonisti, l'hanno fatta da protagonisti, addirittura vincendo. Quindi questo è quello che Teramo deve cercare, piuttosto che gli acquisti. C'è una cosa su cui mi voglio fare leva, è un'intervista, ero ospite l'anno scorso a dicembre, quindi prima dell'inizio del calciomercato, a Super J, c'è un'intervista che magari un giorno chiederò al collega Walter Cori, dove io parlavo di queste cose, dove mi si chiedeva chi farà il mercato. Io mi occuperò della parte delle uscite, ma la componente probabilmente più importante sarà questa, perché possiamo comprare di tutto, ma sicuramente oggi a Teramo chiunque verrà, anche giocatori di valore, certo. Se noi in primis non riusciamo a superare questo aspetto, probabilmente il trasmetteremo non troppa positività. E ma purtroppo infatti noi qui abbiamo più volte sottolineato che il problema, uno dei problemi è stato questo, cambiare tanto e troppo. Non dando alla fine l'idea di un progetto tecnico. Di un'identità. Il progetto tecnico cos'è? Costruire con delle azioni coerenti nel tempo una squadra, quindi si parte con un'ossatura. Voi dovete solo vedere quello che ha fatto il Teramo dalla Serie D. Sono arrivati dei giocatori, alcuni di questi sono rimasti, sono arrivati altri giocatori e altri giocatori ancora. Arrivavano dalla Serie D e altri sono stati aggiunti fino alla ciliegina sulla torta costituita dalla coppia Donnarumma-Lapadula, e in quell'anno si è andati in Serie B. Però gli anni precedenti erano arrivati Cenciarelli e prima ancora era arrivato Lulli e prima ancora era arrivato Di Paolo Antonio, prima ancora era arrivato Speranza, prima e Caidi. Cioè, nel tempo quella squadra ha raggiunto quei risultati perché ogni anno veniva appositamente migliorata. Fare un progetto tecnico vuol dire ripartire con questi ingredienti. Se si cambiano allenatori, direttori sportivi e giocatori ogni 6 mesi, direttori generali e quant'altro, diventa sempre più difficile. Assolutamente. Gianluca, ti faccio una domanda. Era proprio impossibile tenere Donnarumma quell'estate?
Beh, no, non era impossibile. Chiaro che anche quello è stato. Sì, c'era la clausola nel contratto, perché lui aveva un contratto importante quell'anno per la Serie B, e c'era una clausola che lo liberava, così come fu per Bartolomei. Questo sì, però è chiaro che anche in quel caso, visto il rapporto che c'era con Donnarumma, è chiaro che si sarebbe potuto fare qualcosa di più per trattenerlo, anche se in quel momento era difficile, perché c'era molto scoramento, diciamo, quel famoso 31 agosto, quindi i giocatori che avevano richieste di Serie B sicuramente per loro era più facile liberarsi in quel momento, anche se Donnarumma era un giocatore molto legato. Mi ricordo la mattinata allo Sporting, era proprio in lacrime quando mi chiedeva, sia lui che col procuratore, però diciamo che in un contesto diverso dove magari sarebbe potuto fare qualcosa di più per trattenerlo. Avrebbe fatto 8 gol quell'anno Donnarumma se fosse io rimasto, non lo so dire, però ti ripeto, sì, è anche importante. Cifra 8, neanche cifra 8. No, 8, sì, proprio per dire che anche lui sarebbe stato pervaso da quella Guarda, io questo non lo so dire, perché poi essendo di voi sicuramente un giocatore importante, non lo so dire. Fatto sta che quei momenti l'ho vissuti direttamente e ti dico che sono stati momenti difficili per tutti, quindi forse non c'era neanche la lucidità per fare delle scelte, sono stati giorni da incubo. Comunque Alfredo, mi ricordo il giorno che andò a prendere gli scarpini allo stadio, abbiamo visto Rossi con Rossi era combattuto veramente, era veramente combattuto tra la Serie B a portata di mano e questa ferita che non ma lì tecnicamente non solo, qual era il problema? Se tu fai la Serie B prosegui tu gruppo in un percorso di crescita naturale, certo. Hai conquistato sul campo la B, la giochi e la giochi con motivazioni moltiplicate. Se devi tornare indietro in un campionato che non senti più tuo, perché lo hai vinto e senti di aver avuto quel merito non ti viene riconosciuto, torni indietro, hai motivazioni diverse, poi con tutto quello shock, che sono un decimo di quelle che hai avuto l'anno della Serie B. Però perdonami, allora ti faccio una domanda e poi lo chiedo ovviamente anche a Gianluca. A quel punto la società dice: caro giocatore, non hai motivazione, allora vai via, chiunque tu sia. Ma secondo te la società aveva la capacità di fare quel tipo di riflessione? Io ecco perché dico, faccio l'avvocato del diavolo. Credo che in quel momento ci fosse, appunto, come diceva Gianluca, molto scoramento, confusione derivata dallo scoramento di aver perso un risultato che comunque era arrivato dal campo, e non c'era la serenità di giudizio che magari la si poteva avere prima, in precedenza dei mesi passati, e se la situazione fosse stata... Questo, Agna, fermo restando il fatto che comunque ci si è provato, perché oltre a Donnarumma sono andati via giocatori come Bartolomei, Mogos che aveva un triennale, quindi non c'erano vincoli, quindi c'era veramente... si è provato poi a trattenere anche altri giocatori importanti che poi magari stanno facendo la Serie B, quindi che in quel momento erano lì con noi ed erano anche sotto contratto. Bartolomeo aveva anche lui la clausola rescissoria legata al campionato di Serie B, però c'era un investimento, abbiamo cercato di recuperare delle somme con la Reggiana, ma in generale voglio dire che ci si è provati, però in quel contesto era difficile perché i giocatori emotivamente erano veramente assolutamente distrutti, quindi fu uno dei giorni particolari. Probabilmente con una serenità diversa qualcosa in più si sarebbe potuto fare, ma sono d'accordo anche con quello che dice Andrea, poi non saremmo stati così certo altrettanto per vedere il risultato sul campo, perché la parte motivazionale è sempre la più importante. Si era un po' prosciugati. È la più importante, la più determinante. Guarda il campionato di Scipioni 14-15, guarda il campionato di Scipioni 15-16, per fare un esempio di un giocatore che, pur avendo dei limiti tecnici, si era espresso a livelli stratosferici, e l'anno dopo... Certo. Abbiamo parlato di attaccanti, Gianluca, ne parlo con te, di almeno tre attaccanti, e voglio un giudizio da parte tua di tre centravanti che sono arrivati proprio quando tu eri nella gestione del Teramo. Sì. Forte, Moreo, Lenoci. Ecco, se ce li descrivi, in che cosa vi ha colpito, che cosa poi vi ha deluso, che cosa non è andato con tutti e tre, perché poi di fatto non è che abbiano lasciato un ricordo fulgido. Partiamo da Moreo, che è quello che insieme a Forte adesso è un po' più in alto a livello di campionato. Ecco, cosa ci avevate visto che poi effettivamente è stato confermato? Sì, è un giocatore comunque a qualità tecnica, a struttura, è un giocatore che mancava soprattutto un po' di determinazione, ma è un aspetto soprattutto legato alla sua struttura che col tempo si può costruire prendendo o giocando, quindi un giocatore che con quella struttura, con quella tecnica in Lega Pro secondo me avrebbe potuto fare veramente bene. Poi è un giocatore che aveva il colpo di testa,
destra al tiro, quindi sicuramente un ottimo attaccante in Lega Pro. Due anni fa era un 93, quindi diciamo come un 95 oggi, e quindi è chiaro dei margini di crescita li doveva avere giocando. Stessa cosa dico su... Bisognava forse aspettare un po' per Moreo? Magari bisognava crederci un altro anno? Ma Moreo era un giocatore assolutamente da riconfermare per più anni, perché è un giocatore, ti ripeto, con queste caratteristiche strutturali e tecniche in Lega Pro io non credo che ce ne siano molti. Poi legati alla sua età, giovane età, io parlo di due anni fa, è chiaro che una chance in più ce l'ha. Se arriva a 28 anni con quelle caratteristiche, qualche dubbio lo puoi avere su alcuni aspetti, no? Quindi la determinazione in primis, ma se arriva un 93 come un 95 di oggi, ben strutturato, ottime qualità, colpo di testa, sai che sulle carenze che ha ci si può lavorare. Stesso discorso su Forte, che aveva una fisicità diversa, più importante, ma quell'anno a Teramo mancò per l'aspetto tecnico, dal mio punto di vista, su troppe tante partite, quindi era il frutto di una non serenità. Lui è un ragazzo molto emotivo e soprattutto è stato valorizzato in un ambiente che lo ha tutelato un po' di più, tanto è vero che dopo Teramo è tornato a Lucca, dove era stato, sì, e subito ha fatto 14-15 gol nel girone andata, dopodiché ha preso fiducia e ha fatto bene in B a Perugia, e quest'anno si sta confermando sempre in Serie B. Un discorso diverso per le noci, un professionista serio, ma aveva dei ritmi piuttosto lenti l'anno che è venuto da noi. Noi avevamo bisogno del nome in quel momento, quello poi il campo purtroppo ha confermato che abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato perché è un giocatore che, nonostante sia un giocatore tecnico valido, ma non aveva la determinazione, la fisicità, che in quel campionato erano componenti determinanti. Ecco, ma è vera questa storia che lui, insomma, essendo abituato a giocare sempre più o meno nel Comasco, comunque Interland, poi è uno che fuori fuori fa fatica? Intanto poi dopo ti giro questa domanda, me la segno. Sì, beh, lui il suo percorso fuori Como sicuramente non è stato importante come quello che ha all'interno della propria cittadina. Questo sì, io posso giudicare bene l'anno di Teramo, e sicuramente pure lui qualcosa in più poteva dare, ma è stata una carenza fisica, perché lui è stato un professionista serio, si è allenato sempre con correttezza, un giocatore con tanta qualità. Purtroppo anche in quel contesto noi magari avevamo bisogno di più dinamismo, lui invece forse era un giocatore che andava un po' più assistito dal punto di vista del gioco di squadra. Ti hanno chiesto se è vero che l'anno, l'estate in cui il Teramo, sì, pensava di dover fare la B, è vero che il Teramo è stato vicino ad Inglese e Petagna? Beh sì, a parte sì, due giocatori trattati, Inglese mi ricordo che in caso di permanenza del Teramo in B sicuramente ci sarebbero state delle buone possibilità da valutare, sicuramente sì. Aia, volevi fare una domanda? Sì, una curiosità prima che mi uccida Maurizio da qui in regia. E prima che esci dall'inquadratura, esatto. L'anno scorso sei stato spesso additato come la causa, tra virgolette, di tutti i mali del, certo, Teramo. In questa stagione sono tornate forti le critiche alla società per una certa organizzazione. Sentendo queste critiche ti è venuto un po' da sorridere? No, guarda, credimi, da sorridere assolutamente no, perché io credo che i propri valori non si debbano poi evidenziare nelle mancanze degli altri. Io so benissimo, o credo, o penso, di sapere quali sono stati i problemi del Teramo, forse una parte importante l'ho detta stasera, e non credo che si possa parlare di incompetenza societaria dal punto di vista amministrativo, contabile o finanziario per tanti aspetti. Credo che gli errori più grandi che siano stati fatti è non prendere troppo di petto il dopo Savona, ci voleva più esperienza nel cercare di rimanere equilibrati e esprimere fiducia un po' a tutto il contesto. Forse noi siamo stati i primi ad aver subito questo aspetto qui, anche per nostri demeriti, e siamo stati le prime vittime che hanno creato le vittime, non creando un ambiente di fiducia, e ripeto tutto qui, perché l'anno scorso quando le cose vanno male è chiaro che nel calcio le prime figure, presidente, direttori, allenatori, giocatori, sono le persone che prendono le critiche, quindi non è che succede questo a Teramo, succede in tutte le società del mondo, che se ne dica. Quindi è anche normale, dispiace a volte, perché nei ruoli
A volte si cerca di discolpare, si cerca di trovare soluzioni o addebitarle ad altri, questo è un errore che si fa. Nel caso mio non mi dispiace solo perché Teramo è la mia città e quindi l'ho sentita particolarmente questa cosa, ma la vedo come una cosa di calcio e lì per me finisce assolutamente. Questo diciamo che è una cosa che un po' ti è dispiaciuta, invece proprio perché siamo in chiusura, qual è la cosa in questi mesi che non sei più nel mondo del calcio che ti ha fatto particolarmente piacere, magari proprio legata al mondo del calcio? Ma a me il calcio piace, quindi non c'è una cosa in particolare. A me il calcio piace, ho ritrovato, distaccandomi dal calcio, la serenità, il gusto di vedere la partita. E senza soffrire. Con una spensieratezza diversa. No, soffrire sì, perché magari poi si è sempre legato al risultato, perché è chiaro che è così. Però con una spensieratezza diversa, una spensieratezza un po' più sportiva in questo momento, e ne avevo bisogno, è una cosa personale, quindi non è una particolare situazione, e quindi è come con gli occhi da bambino, diciamo così, senza troppa malizia, senza troppa ansia, quindi col gusto di vedere proprio la partita di calcio. Ci tornerai nel mondo del calcio? Adesso non lo so, io questo non lo so, perché in questo momento non credo neanche la mia figura possa essere troppo utile, perché è una cosa che devi sentire. Credo che se la voglia l'hai dentro, ti torna la febbre, a quel punto è una domanda che ognuno di noi si deve fare. In questo momento sono sereno perché non me la faccio, perché non sarebbe corretto, non me lo sento dentro. Vediamo il prossimo turno, siamo davvero in chiusura, il turno di campionato numero 29, eccolo qua. Vabbè, chiaramente Modena-Fano non si gioca, c'è Albinolef, cioè sul Tirol Renate, Albinolef e Ravenna alle 14.30, ovviamente sul Tirol Renate anche alle 14.30. Mestre Pordenone, Triestina, Vicenza alle 16.30, alle 18.30 Fermana Reggiana, 20.30 Gubbio, Feralpi e soprattutto Teramo Sant'Arcangelo, partita che ovviamente noi seguiremo, ecco qua aggiornato ovviamente anche l'orario, partita che noi seguiremo con un diretta stadio focalizzato proprio sulla gara del Bonolis. Poi il giorno dopo ci sarà Bassano Padova. Vi ricordo cosa che da questa giornata si torna a giocare di domenica, e dunque Teramo Sant'Arcangelo sarà domenica sera, poi lunedì Bassano Padova, riposa la San Benedettese. Come detto, seguiteci domenica perché dalle 20 saremo in diretta, Andrea, con diretta stadio. Posso fare una piccola polemica? Sì. Alle 20.30 con Inter-Napoli. Ah, e la fai te la polemica. Adesso Gaetano Lombardino, che sicuramente ci starà seguendo, ti starà applaudendo. Ma la Lega Pro, la Serie C, che interesse ha a far vedere, a portare allo stadio gente per Teramo Sant'Arcangelo, sapendo che in Serie C'è Inter Napoli, che è una partita. Andrea, che... lo sai qual è il bello? Lo sai qual è il problema? Di tutta la tua questione ha una sola spiegazione: che tu vedi Inter Napoli in televisione e poi accendi lo streaming e ti vedi anche Teramo Sant'Arcangelo o qualsiasi altra partita. Conviene molto di più far fare abbonamento che portare gente allo stadio. Questa è la vera. Per la gioia delle società. Questa è la vera grande differenza. Comunque, grazie Andrea per essere stato con noi. Grazie tutti. Ania. Grazie a voi. E grazie, ma soprattutto in bocca al lupo per il tuo futuro, ci ha fatto veramente piacere. Grazie a voi. A Gianluca Scacchioli, grazie per essere stato in nostra compagnia, speriamo di rivederti presto. Grazie a Maurizio Da Qui in regia, grazie a voi che ci avete seguito. Ci vediamo martedì prossimo, ovviamente, su TV6 canale 14, il digitale terrestre. Buonanotte.